Dal teatro di Peppino Mabile alla musica leggera. Ne parliamo con gli amici del Cantavallo 2002. Abbiamo con noi il presidente dell'Associazione Culturale Musicale Progetto Musica, il maestro Tami Pinto, con noi il presidente del Cantavallo, che è una sezione di questa associazione, l'architetto Michele Bianco, e questa sera abbiamo il nostro consulente Pietro Busati, che è in veste ufficiale, in veste di vicepresidente del Cantavallo. Ci sono poi altri dirigenti che non hanno potuto assicurare la loro presenza per altri impegni. Cantavallo, dicevo, il Cantavallo è una manifestazione musicale che ormai si è fatta strada nel firmamento del Vallo Giuliano. Chiediamo innanzitutto al maestro Pinto l'edizione di quest'anno, che numero è? È l'ottava edizione. Quindi avete superato la crisi del settimo anno. Ecco. Com'è nata questa idea 8 anni fa? Beh, diciamo che si sentiva l'esigenza di scoprire, di portare alla ribalta, di valorizzare i talenti del Vallo di Diano, oltre che quelli del Parco del Cilento e più in generale della provincia di Salerno. Così. Devo dire che abbiamo tenuto in considerazione anche alcuni soggetti, talenti della provincia di Potenza, quindi dei paesi a noi limitrofi.